Ok, vi devo assolutamente raccontare com'è andata la mia prima volta in ospedale. Sono andata in ospedale per fare l'esame della colonscopia e avevo tantissima ansia perché io non sono mai dovuta andare in ospedale per nessun motivo al mondo. E tra l'altro non è per niente andata come mi immaginavo. Questo perché quando ho prenotato l'esame ho chiesto proprio telefonicamente di poter fare la sedazione profonda, quindi proprio l'anestesia. E al telefono mi è stato detto che per qualsiasi cosa si decideva proprio il giorno stesso dell'esame con l'equipe dei medici. Quindi io arrivo direttamente il giorno dell'esame pensando che mi avrebbero appunto fatto l'anestesia. E questo perché io soffro di ansia e di attacchi di panico. Quindi, conoscendo come reagisco alle situazioni che mi fanno paura, sapevo di dover necessitare di una sedazione profonda. Il problema è che quando arrivo, le dottoresse mi spiegano che per fare la sedazione profonda bisognava prenotare. Quindi assolutamente non me la potevano fare. Io ovviamente sono andata in panico, cioè mi stavo per mettere a piangere lì con le dottoresse e volevo andarmene. Il problema è che questo significava dover riprendere l'appuntamento per rifare l'esame con l'anestesia. E io assolutamente non volevo farlo un altro giorno perché la preparazione per questo esame è pesantissima, perché bisogna bere litri e litri di un lassativo che veramente fa schifo. Quindi ho deciso di superare questa mia ansia e di fare comunque l'esame con la sedazione cosciente. Mi hanno messa proprio su una barella, mi hanno fatto la flebo e io ho paura degli aghi. È stata veramente la mia prima volta per tutto. Sembrava che io dovessi andare a fare un'operazione pesantissima. E invece semplicemente mi sono entrati con una sonda e una telecamera nell'intestino. Praticamente poco prima dell'inizio dell'esame mi hanno messo in vena tramite la flebo dei tranquillanti sedativi e dopo qualche minuto la dottoressa mi ha chiesto: "Ti inizia a girare la testa?" E io le ho risposto: "No", cioè io stavo benissimo, ero super cosciente, proprio a riprova che io conosco bene il mio corpo e so che nelle situazioni di ansia rimane super attivo, non importa quali tranquillanti, a me bisogna proprio addormentare. Quindi io sono rimasta sveglia e cosciente per tutta la durata dell'esame. Cioè io guardavo proprio nello schermo tutto quello che avveniva nel mio intestino, facevo domande, ero proprio presente come se nulla fosse. Per fortuna non ho sentito dolore, ma solo un fastidio strano alla pancia perché letteralmente stavano risalendo tutto il mio intestino. Quindi più che altro era una situazione strana, ma non di dolore. Tra l'altro mi hanno anche prelevato delle parti di parete di intestino e io tramite lo schermo ho anche visto il momento in cui tagliavano dei pezzettini della mia carne, del mio intestino. Per fortuna queste cose non mi fanno impressione. Io semplicemente ho paura del dolore, però non ha fatto assolutamente male, quindi mi sono goduta lo spettacolo. Tra 20 giorni mi manderanno i risultati, quindi sicuramente vi farò sapere. E soprattutto dovrò fare anche la gastroscopia, ovvero mi entreranno nello stomaco. E vi assicuro che per quell'esame mi farò stendere, mi farò proprio addormentare profondamente. Comunque niente, alla fine è andato tutto bene, quindi l'importante è questo. E io continuerò a tenervi aggiornati.